Ciao, allora oggi video delle compro cose a caso sul web, in questo caso sì sul web perché ho comprato un po' di cose sia da Wish che da Amazon che alla fine erano carine, alcune mi servivano davvero, ma le voglio mostrare a voi. Quindi iniziamo Sempre subito per la serie il compro cose a caso, ho preso questa selfie ring, eccola qua, e l'ho presa su Amazon, l'ho pagata 3,50 euro, ma avevo un buono, quindi alla fine non l'ho neanche pagata. Dunque, ha la clip, quindi si può attaccare al telefono, poi si carica con l'USB e dietro ha il tasto per la luce. Adesso ve la mostro, eh. Allora, questa è la prima luce, se no calda, se no tutte e due assieme. Direi che potrebbe fare anche una bella luce, carino. Tutto è regolabile perché qui gira. Per il prezzo che ha, direi che vale la pena. Questa invece viene da Wish. Allora, cosa sono? Era un pacchetto da 5 e l'ho pagata 1 euro solo alla spedizione di tutto il pacchetto da 5. Le altre le ho disperse un po' in giro. Comunque sono un pulisci occhiali. Alla fine sono comodissime perché sono piccoline, vedete, piccine, quindi comunque sia la potete o attaccare da qualche parte oppure perché no anche mettere dentro la confezione degli occhiali. Questi due pannetti sono, apriamo, ecco, sono intanto morbidi perché tin, sono imbottiti e poi sono in un pannetto in microfibra, quindi lo mettete da una parte all'altra dell'occhiale, chiudete, vedete che si chiude bene, ecco. E poi pulite. Guarda, io mi trovo davvero molto bene, sia asciutto, magari soffiate prima sugli occhiali nel caso che sulla lente ci sia un po' di polvere, ma questo anche con i pannetti classici. E poi dopo comunque è facile e comodo. Ah, io mi trovo bene sinceramente. Questo l'ho usato, sì, si vede. E comunque si pulisce tranquillamente con un panno umido oppure sotto l'acqua, quindi anche comodissimi. E ricordo il pacchetto da 5, così ne ho messi un po' in tutti gli occhiali che avevo. 1 euro solo la Voglio spedizione. concludere con gli acquisti del periodo e vi faccio vedere questo. Allora, è il marchio Relax Days, ok? E la fattura ovviamente l'ho piegata perché contiene dati sensibili. L'ho comprato su Amazon e che cos'è? Alla fine è un appoggio per il notebook da mettere ad esempio quando stiamo fuori. Allora, sono partita perché ho una sedia da mettere in giardino che è fuori misura, quindi qualunque tavolino che trovavo non andava bene e quindi ho preso questo, 15 euro su Amazon, è bello carino, ma adesso lo vediamo meglio. Allora proviamo a sederci, ok, con questo sulle gambe ed è bello stabile, qui possiamo mettere tranquillamente il computer qui. Ed è bello stabile, mi piace, è molto carino anche in bottiglia. Allora, vediamolo un po' in dettaglio. Ha la sua manichina per prenderlo. Poi è imbottito, ma l'imbottitura è sfoderabile, l'ho vista qui. Ecco. Quindi qua si può tranquillamente dopo lavare, se togliamo l'imbottitura. Dentro ha la plastica ed è un compensato, quindi è bello rigido. Mi piace anche. Dopo lo risistemo, ha anche delle belle dimensioni, per il prezzo che ha sinceramente mi piace e oltretutto credo che sia anche un pochino più grande di quello di IKEA e quindi lo trovo un buon acquisto. Eccoci, allora, come sempre fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video, se vi ho tenuto un pochino di compagnia e se vi è piaciuto, insomma, in generale, se ne volete altri o se volete che magari guardo alcune cose in altri siti. Comunque sia, io spero di esservi stata utile anche per alcune cosine. Mi raccomando di cliccare ed è sulle iscriviti così non perdete i miei prossimi video e anche sulla campanella perché dato che non ho ancora deciso un giorno per i video così verrete avvisate ogni volta che ne carico uno. Like se vi è piaciuto e magari condividetelo con chi, anche come me, apprezza gli acquisti online. Alla prossima, ciao!